La vittima è Giovanni Bruno e la sua colpa è stata quella di reagire a un tentativo di rapina nel suo bar a Pinerolo, una piccola cittadina ai piedi delle montagne piemontesi in provincia di Torino. Il tutto è avvenuto in prossimità della mezzanotte in corso Torino 304. Da una prima ricostruzione dei carabinieri pare proprio che Bruno, 38 anni, abbia reagito a un tentativo di rapina ad opera di due persone coperte da passamontagna che hanno esploso 5 colpi, tre dei quali lo hanno colpito all'addome e alla schiena. È morto sul colpo. I rapinatori sono poi scappati tra le vie anguste della cittadina. Nella cassa del locale c'erano 4.000 euro, protetti poi con la vita di Giovanni Bruno. Sul posto, allertati da alcuni testimoni che hanno sentito gli spari e visto gli uomini scappare col volto coperto, sono intervenuti i carabinieri di Pinerolo, il nucleo investigativo e il sostituto procuratore Francesco La Rosa. In tutta la zona sono stati allestiti dei posti di blocco e servizi mirati per dare la caccia ai malviventi